Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Finalmente iniziamo la nuova serie su Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi di sempre. Perciò ragazzi vi chiedo di supportare questo video con un bel mi piace, superiamo i 40.000 subito e vi do appuntamento a questa sera alle 21.30 in live sull'altro sito, dove continueremo l'avventura e questa sarà la nostra storia, perché cambierà in base alle nostre scelte, a come ci comporteremo. Perciò ragazzi, condividete il video agli amici, fateli sapere che abbiamo iniziato. È un gioco incredibile e vastissimo ed è il motivo per cui voglio giocarmelo bene e dedicargli tutto il tempo e avere anche la possibilità di interagire con voi per quanto riguarda le scelte. E un'altra cosa, prima di iniziare, lo sto giocando in versione PC al massimo della qualità, con tutti i settaggi a ultra, ovviamente grazie alla potenza della mia RTX 3080 che sfrutta al massimo tutte le tecnologie RTX di Nvidia. Quello che state per vedere è il modo migliore per godere al massimo questo gioco, perché con il ray tracing attivo e tutte le feature è qualcosa di incredibile. Night City è bellissima, ma così c'è proprio un'immersione totale. E c'è un dettaglio incredibile per quanto riguarda le ombre, i riflessi, l'illuminazione globale. È un gioco di luci e colori veramente incredibile. E con il ray tracing attivo, fidatevi, è un altro gioco. Ma soprattutto grazie alla tecnologia Nvidia DLSS c'è un boost alle prestazioni di oltre il 60%. Posso giocare tutto a ultra. Quello che state vedendo, YouTube permettendo, è il massimo della qualità possibile. Adesso iniziamo la nostra avventura su Cyberpunk 2077. Bye! Ed eccoci ragazzi alla prima grande scelta di questo Cyberpunk 2077, il background di V. Come potete leggere, alcuni eventi e opzioni di dialogo cambiano in base al background del nostro personaggio. Queste sono tre vie che hanno storie completamente diverse per quanto riguarda questo prologo, che poi dopo vanno a confluire nella storia principale, che come detto cambierà in base alle nostre scelte e anche in base alla scelta che faremo in questo momento. Abbiamo Nomade, Street Kid, Vita da strada o il Corporate. Vagare nelle Badlands, saccheggiare discariche, assaltare depositi di carburante. La vita da nomade non è stata facile, ma crescere in un clan ha i suoi benefici: onestà, integrità morale e amore per la libertà, qualità che in pochi possiedono a Night City e che nessuna cifra può comprare. Quindi sostanzialmente avremo un personaggio che parte da fuori la città. Sappiamo che il mondo ormai è alla rovina e fuori da Night City c'è veramente il devasto. Questo è molto interessante. Poi c'è il corporate, che è un po' più losco, perché sei l'uomo delle grandi corporazioni, no? Le multinazionali che controllano Night City, e infatti in pochi lasciano il mondo corporativo sulle loro gambe, ancor meno con la loro anima intatta. L'hai sperimentato sulla tua pelle, hai aggirato le regole, sfruttato segreti e usato informazioni come armi. In questo mondo nessuno gioca pulito, esistono solo vincitori e sconfitti. Questo è molto figo ragazzi, mi sa tanto di sotterfugi, spionaggio contro spionaggio, però io ragazzi voglio andare con lo Street Kid, vita da strada, mi dà più la sensazione di cyberpunk, cioè partire dai sobborghi malfamati. Dicono che se vuoi capire la strada devi viverci. Bande, fixer, doll, pusher da quattro soldi, sei cresciuto con il loro esempio. Qua giù la legge della giungla impone che i deboli servano i forti, l'unica legge di Night City che non è ancora infranto. Ecco, questo ragazzi secondo me è quello più figo. Voglio iniziare con questo. Partiamo con l'essere il pesce più piccolo dello stagno per poi diventare i top. Scegliamo subito il nostro personaggio. Ora, voi sapete che io solitamente la parte della creazione del personaggio la skippo, perché adesso ci perderò ma un sacco di tempo. Ma qua ve la devo mostrare ragazzi, perché puoi modificare il tuo personaggio veramente nei minimi dettagli. È una cosa che mi stupì tantissimo quando lo provai. Vedete le unghie ragazzi, le unghie, tatuaggi, cicatrici, oh, genitali. Addirittura no, pene di tipo 1. Oh no, vabbè, pene di tipo 1, pene di tipo 2. Beh ragazzi, questo sarà il nostro V. Come leggete a Night City il look è tutto, e visto che siamo degli street kid, secondo me ci stava un look un po' più aggressivo, come dire. Allora, al di là della forma, potete mettergli anche le pupille. Ed è clamoroso, guardate, con la ragnatela nelle pupille o lo Sharingan. Penso che siano tutte le modifiche che poi potrò fare, eh. Però ci sto perdendo veramente un sacco di tempo a decidere. Un po' d'anestesia.
o ci hanno pestato. Raddrizza il naso rotto o bevi lo shot. Beh, prendiamoci un po' di anestesia, va. Grazie Pepe. Figlio di puttana. Tutto bene, hermano? Un bastardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Chi? Qualcuno della zona? Credi che qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me, Pepe? Sentivi, ho un problema. Stavolta è serio. Ragazzi, sembra un po' che siamo già un po' ubriachelli. Che succede, Pepe? Sputa il rospo. Forza, sputa il rospo. Che c'è? Kirk, gli devo dei soldi. Se non pago entro domani, dice che mi spezza le gambe. E non scherza mai su queste cose. Ha contatti nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Haywood, che è un cazzo di strozzino. Mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata lì. Beh, però Pepe, se ti vendi le catene d'oro che hai al collo, un anello, forse qualche soldino lo alzi, eh? Non imparerai mai, Pepe. Meno dimmi che tuo fratello sta bene. Oh, è sempre solito, sai. Ho la mano. Allora, puoi aiutarmi? Eh sì. Parlerò con Kirk, ma mi devi un favore. Ok ragazzi, inizia ufficialmente la nostra avventura su Cyberpunk 2077. Io non vedevo l'ora di mostrarvelo perché sono stato uno dei pochissimi al mondo a provarlo in anteprima. Ho assaggiato la potenzialità di questo gioco. Non ha senso, è veramente un qualcosa di oltre. Lo giocheremo anche un po' di ruolo, eh. Com'è tornare a casa, vi? Dai, ammettilo, ti mancava Haywood. Tra gli spacciatori, le prostitute e la totale mancanza di opportunità, ha un fascino tutto suo, no? Se nasci a Haywood, muori a Haywood. A meno che tu non sia uno dei pochi fortunati. Ecco il nostro V, ragazzi, vedete? Vero che lo giocheremo in prima persona, però vedete, è molto modificabile, eh? Siamo proprio dei tamarri di strada. Ancora con il naso rotto, sta cosa è veramente qualcosa di clamoroso. Potremo sicuramente poi modificarlo, vedete? Possiamo mettergli degli impianti cibernetici che ci potenzieranno. E potenzieremo non solo l'aspetto, ma anche le abilità. Guardiamoci intorno e vediamo un po' chi è questo Kirk. Uno strozzino di Haywood. E è bellissimo ragazzi, poi con il ray tracing tutto al massimo. È tutto al massimo, come vi dicevo. È anche bello fluido. Che si dice? Sì? Dimmi. Tu sei uscito, sei venuto dall'Inghilterra. Dove compri i vestiti? Guarda, non me lo chiedere. Mi serve un drink. Guardi, ragazzi, uiii, tu sei bellissimo. Io direi di non rompergli le scatole a questo. Valentino spara sempre, pendejo. Yes. Va bene, andiamo da questo strozzino. Vediamo se riusciamo a aiutare il nostro amico Pepe. Salve. Cioè, puoi parlare davvero con tutti. Guarda questo. Vedi, qui un po' ragazzi è il quartiere latino, sembrerebbe. Ma... oh, oh, credo che lui sia Kirk. Ehi, Kirk. Voglio parlare. V, quanto tempo. Dimmi, che cosa vuoi? Pepe mi ha chiesto di parlarti. Oh, che c'è? È troppo timido per portarmi gli addi di persona? Digli che non mordo. Non ancora. Ma... ah, ha messo il tizio grosso a guardarmi male. Poca intimidazione, eh? Ce l'ha detto e questo è un ratto. Dagli un po' di tregua, ok? Ti pagherà. Ha solo bisogno di tempo. Ti sembra un prete che gestisce un'opera di carità? Se prendi in prestito degli eddi, devi restituirli. Con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No. Lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. Mi conosci, sono un uomo d'affari. Quindi devo sapere cosa ci guadagno. Sto che mi guarda. Ti dovrò un favore? No, così ragazzi ci mettiamo noi nei guai. Vado un po' di fretta. Eviterei dei problemi. Sai cosa, Kirk? A volte ho l'impressione che dimentichi che tu non sei di queste parti. Ogni tanto fai un giro a Haywood, certo. Ma abiti molto, molto lontano, a Pacifica. Dove vuoi arrivare? Voglio dire che probabilmente dovresti pensarci bene prima di far incazzare qualcuno della zona. Ok. Sono aperto ad alternative.
mi hai dato. Che cos'è? Che cos'è? Da un'occhiata. Ah? Una bella auto a tutta pagina. Al momento ce ne sono solo 4 a Night City. La prima del direttore regionale della Rayfield. La seconda del sindaco Ryan. La terza di un servizio di autonoleggio. E la quarta? La quarta sarà del mio cliente, non appena l'avrai rubata per me. Ah! È certo! Non so se posso farcela. Se ce la faccio, il debito è ripagato, proprio da sbruffoni. Vado un po' se di lo fretta. Faccio, il debito di Pepe sarà ripagato. Ma certo, sono un uomo di parola, lo sai. La cosa è semplice. Tu rubi una Rayfield per me, io considero Pepe a posto. Sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'Embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Semplice. Abbastanza semplice, direi. Allora, io l'ho fatto già questa cosa, però non mi ricordo bene. È bellissimo vederlo in italiano. È un po' un piano di merda. Il piano fa acqua da tutte le parti. Ah, sì? In che senso? Stai cercando il classico pollo. Non voglio incastrarti, Vi. Dicono che lavori bene. Insieme potremo fare parecchi Eddie. E chi è il tuo amico Rick? Anzi, dimmi come faccio. Cosa dovrei fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo, come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. E dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbi un po' di fede. Allora, siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Prendi il dispositivo e vattene. Farai meglio a mantenere la parola, Kirk. Tranquillo, Vi. Questo lavoro riempirà le tasche anche a te, sai. Vai all'Embers, nel Glen. Rick ti aspetta nel garage. Andrete d'accordo? Immagino, ragazzi. Bocca al lupo. Ci sentiamo. Ci sentiamo. Sembrerebbe proprio la classica missione affidata a un pollo, no? Cioè, quello che vuoi mandare in prima linea a prendersi la cacca. Noi siamo pronti a farlo. Guardate che schifo, siamo come in un posto... Dio della cibernetica. Bruttissimo. Devi tenersi pronti. Siete voi? Sì, padre. Bene. Guarda un po' chi c'è. Il padre. Ehi, quanto tempo. Non sapevo che fossi qui. Neanch'io. Sono tornato da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'è l'est? Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' da che fare. Che dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Okay. Marcus, andiamo. Quindi ragazzi, noi siamo tornati da qualche settimana, siamo stati ad Atlanta. Vi ho raccontato nelle anteprime che gli Stati Uniti sono veramente distrutti da qualsiasi cosa, Poi Night City, che era una città creata per il lusso, per i ricchi, è caduta in disgrazia quasi subito. Adesso Beh, è... sali. Però non che fuori da Night City sia meglio, eh. Il padre. Un padre tutto... Guarda, dove sei diretto? Tatuato. Nel Glen. Lasciami pure all'Embers. Ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? Allora, padre. È andato bene il tuo ritorno a Night City? Sei già al lavoro? Tiro avanti. Ho trovato qualche lavoretto quella. Niente di grosso. Ma tiro avanti. Grazie per l'interessamento. Quindi... Atlanta non era poi come ti aspettavi, eh? Beh, non lo sappiamo, ragazzi, quindi... In realtà non avevo nessuna aspettativa. Beh, speravo che fosse meglio di qui. Mi sbagliavo. Forse sarà tutto di guadagnato. Guardate, ragazzi, i dettagli di quest'uomo. È una città veramente folle, ragazzi. Chissà se mi troverò. Merda. Che succede?
Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armato? Che succede? Oh oh. Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Beh, paparino, che mi dici? Di ancora una cazzo di parola. Tu stanne fuori, non ti conosco. E io non conosco te, il che significa che qui non sei nessuno e non vali un cazzo. Oh, oh, oh. Beh, c'è qualcos'altro? Sembra che la nostra conversazione si sia conclusa. Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Marcus, vai. Soldato della sesta strada, credo che si stanno dividendo i quartieri, no? Sappiamo che sono alla mercé di queste bande. Mi sa che il padre ne sa una più del diavolo. E non sono dovrebbe. Sono felice di vedere che non hai dimenticato le tue radici. Hai ancora il dono. Ci sono parecchi stronzetti in zona. Se la fanno addosso non appena tiri fuori il ferro. Sì, ma dici chi era? Chi era quello? Nessuno di importante. Tra una settimana non ci sarà più. E arriverà qualcun altro. Ti ha puntato un ferro addosso? Sì. E la pagherà. Non so perché, ma ho l'impressione che saremo noi a fargliela pagare. Però... Sta qui. Qui va bene. Scenderò di sotto. Vai. Ci dà un po' la sensazione di... Che sta succedendo? Che cos'è? Il bigliettino. Il tuo numero. Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affari insieme. Tornare a 2 anni fa. Grazie, padre. Devo andare. A 2 anni fa, quindi noi abbiamo già lavorato insieme. Grazie, padre. Allora, io spero... Oh, avete visto che ho le mani con le nocche... Abbiamo un nuovo contatto, il padre. Però vediamo un attimo una cosa. Hai visto le nocche tagliuzzate? Perché abbiamo fatto una rissa, a quanto pare. Cioè, questi sono piccoli dettagli. Padre, vediamo chi è questo qui. Vero nome? Sebastian Ibarra. Un tempo sacerdote dei Valentino. Si convertì a una vocazione più nobile, quella di Fixer. Ah, quindi è un ex. Iniziò organizzando contratti esclusivamente per la sua gente di Haywood e i Valentino. Padre si attiene a un codice d'onore tutto suo. Il suo obiettivo è mantenere l'equilibrio di potere a Night City. Andiamo a sto garage, ragazzi. Io ho la netta sensazione che sarà tutto un po' losco, eh. La Rayfield. Chi è? Kirk. B, situazione. Sono sul posto. Sto per parlare col tuo uomo. Rick è un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello per me. Ci credo. Non mi ricordo bene come andò. Sicuramente male. Ok. Starti d'aiuto. Sei tu, Rick. Mi manda Kirk. Mm-hmm. Le telecamere sono spente. Hai 20 minuti. Fa quello che devi. Ma si sta vedendo un pornazzo. Oh, io ho sentito cose un po' strane. Ma vabbè, ci abbiamo 20 minuti. Quindi troviamo questa Rayfield. Eccola, Kirk. Beh, VIP. Vedo l'auto. Ora tocca a te, ragazzo. Buona fortuna. Guardate, ragazzi, le luci. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Sì, sì, vedete le nocche. Un uomo di poca fede. Oh, oh, oh. Siamo ricchi. Ora sì. Mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. Siamo ricchi? Ragazzi, guardate i giochi di luce. Che spettacolo. Spero che si veda veramente benissimo. Oh, oh. Ok. Sembra che sarà un gioco da ragazzi. Ma... Non si vede niente. Ah, ecco, ecco. La stiamo hackerando. Oh! Scendi. Scendi dalla cazzo di auto. Oh. Ok. Calmati. Niente di personale, amico. Sono affari. La Rayfield è mia. Ma come? Mai sentito parlare di onore tra ladri? Chi trova tiene.
Sono arrivato per primo. Ascolta, può finire soltanto in due modi: amichevolmente o molto male. In entrambi i casi non cambia nulla. L'auto la prendo io. Che fai? Ma che cazzo? Mi sa che non la prende nessuno. Mani in vista! Siete in arresto! Restate dove siete! Sì, sì. Mani bene in vista! Non fate scherzi! A terra, pezzi di merda, subito! Vabbè, piano con ste mani. Jackie Wells, il mio vecchio amico di quartiere. Vedo che gli anni non ti hanno reso più saggio. Ehi! Detective Stintz! È passato di tempo! Ispettore Stintz. Ah, stessa roba. Stiamo a fa caso. A proposito, anche la tua faccia mi è familiare. Forza, sputerò, sto aspettando! Sì, la tua non mi dice nulla. Eri partito per Atlanta, in cerca della felicità. Pare che tu non l'abbia trovata. Ho sempre pensato che voi parassiti di Haywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Non mi hanno mangiato la lingua. Non fammi rispondere. La verità fa male, ma attento a come parli. Non sono un tipo paziente. E dai, Stintz! Non puoi far finta di niente. Se ci arresti non faremo un cazzo fino al processo. E poi? Alla peggio, ci daranno qualche mese. Merda, oggigiorno la galera è strapiena, quindi ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i ladri. Cazzo, invece da strada qualsiasi. E arrestati, signor Fushioka. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Cosa? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli in mare. Ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non tornino a galla. Oh, mamma! Ma questi! Guardali! C'ha le guardie del corpo. Sentito, no? Di sumo. Cazzo. Quindi siamo liberi. Credo. Sì, siamo liberi. Giornata di merda. Sinceramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Nemmeno io. Stintz è uno che non molla se ti dà la caccia. Ma gli è rimasto un po' d'onore. Dici che è il suo senso dell'onore che ci ha salvato? No. Beh, e il fatto che è nato e cresciuto a Haywood come noi? No, ci ha salvato il tizio. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. E infatti ci hai rotto un po' le palle. È stata colpa mia. Aspetta, perché? Gli sbirri non sono usciti dal nulla. Il mio giocattolo deve aver fatto scattare l'allarme. Ah, io pensavo ci fosse... Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. V. Ti conosco. Ti ho visto al Coyote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel topo di fogna? Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? Ha l'appoggio del cartello. Del cartello? No, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Quel bastardo deve imparare che non si frega la gente di Haywood. Ah, ci voleva fregà. Andiamo a mangiare un boccone. Ma come sei vestito, Jackie? Ma che pantaloni da cowboy? Vabbè. Ah, così. Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei uno a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Ma lui mi sa che sarà un grande, eh? Oh. Forza, sto morendo di fame. Andiamo, ok, dai. E cibo sia. Andiamo. Beh, ragazzi, come inizio non c'è male, eh? Salve Night City! C'è
aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Oh, amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e 20 anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà un anno. Metà, se tutto va bene. Ah, ci stiamo dando da fare, eh? Questa gente viene a NC per fare i nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayland Boa Boa. Maggiore il rischio, più alta la taglia. Almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta ti consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Oh, oh. Vedete, ragazzi, siamo andati avanti con la nostra amicizia, eh? Che dite? Devo cambiare lì la barba. Che è questa barba gialla? Vedete, vedete, ci siamo messi a far qualcosa. Quasi tutte le leggende di NC? Dal cimitero. Intanto il tizio Stanley ci racconta un po' come sta andando. Non importa che strada fai, importa solo il modo in cui arrivi a Night City, la città dei sogni. Ok. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? Ok. A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronto per qualche tiro al bersaglio virtuale? Allora, ragazzi, io farò il tutorial. Però avete visto che sono passati 6 mesi. In questi 6 mesi, dalle immagini che abbiamo visto, praticamente questi due si sono dati da fare. Certo. Perché no? Mentre il tizio ci raccontava che cos'è Night City, che sta succedendo in questa città. Andiamo, ragazzi. Diamoci da fare. Ho fatto tutto. Ho fatto tutto il tutorial. Non ve lo metterò perché è proprio base. Di qua. Andiamo. Quindi tecniche di hacking piuttosto che di combattimento, furtive. L'esame finale. E vedete, ragazzi, adesso noi abbiamo un'interfaccia, no? Che cambierà quando metteremo degli innesti, tipo nell'occhio. È una cosa fighissima, ragazzi. Sto gioco, ragazzi, non vedo l'ora di continuarlo questa sera. T-Bug. L'obiettivo è Sandra Dorset. Un paio d'ore fa il suo biomonitor ha smesso di dare segni. Sospetto rapimento. Potrebbe essere già morta. Non so se siete in tempo. Noi siamo arrivati in tempo, Bug. Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra. Squadra, fantastico. Calmi, belli. Datevi una calmata, tutti e due. Ci siamo quasi. Sì, Bug, tu concentrati. Quella di Bug mi ha fatto fare il tutorial. Quindi una donna è scomparsa, eh? Lui si è premunito. Aspetta, vediamo un attimo che ci abbiamo. Non so quanto siamo brutti. La maglia preferita di V. Dobbiamo intervenire qua. Allora, abbiamo una pistolina. La Fixer ha ricevuto una richiesta di SOS da una sua cliente, Sandra Dorset. Sembra che sia stata rapita per strada dagli Scavenger. Quei pezzi di merda fanno a pezzi le persone e poi rivendono gli impianti al mercato nero. Direi che è giunto il momento di fargli visita. Oh oh. Oh sì. Però stiamo attenti, ragazzi. Cerchiamo quasi il 1237. Posto particolarmente l'obiettivo malfamato. L'obiettivo dovrebbe essere dentro, ma il suo grazie biomonitor non dà segni. Speriamo non sia troppo tardi. Sei odio tu? Le questioni di vita o di morte. Svelti. Entra, signore. Entra, prova, se non ti vuoi fare male. Porta. Riesci a forzarla, V? Ci provo. Allora, vediamo un po'. Questo, ragazzi, è il nostro scanner. Apriamo questa porta. Perfetto. Basso profilo. Sono ostile. Che cosa abbiamo qua? Un rimbalzo, ok. Roba per medicine. Io, ragazzi, starò sempre con lo scanner attivo, eh. È lei, è la nostra donna, V. Aspetta, amico mio, fammi rubare. Oh, cacchio, no. Sì, siamo arrivati troppo tardi. Rivendono gli impianti qui, eh. Mi dissocio, signori di YouTube. V. Sandra Dorset, protetta da immunità corporativa Echelon 2. La nostra è altolocata. Questa è riproduzione Z-Tech da mercato nero. Impianti da 4 soldi. Cerchiamola. Quindi non è lei. Ehi, V, occhio. Altri pendejos. Uccidilo in silenzio, V.
Dove sta? Ah, questo qui, eh. Piccoli passivi, il nemico in guardia. Guatti come gatti, maledetti. Ok? Uccidi e nascondi il corpo. Uccidi e nascondi il corpo, assolutamente. Posso scegliere, potevo essere anche non letale. Non avrei saputo farlo meglio. Ah, qui ragazzi parlano dei rischi del di utilizzare questo cyberware, questi impianti e l'utilizzo sempre più forsennato della tecnologia. Sì, sì, faccio attenzione, ma prima mi prendo tutto. Guardate che facevano, ragazzi, rubavano gli impianti questi maledetti. Senza... Ah, ok, arrivano, se ne vanno. Ce n'è un sacco. Sì. Aspettiamo il momento giusto. Lo vuoi dire forte? Falle fuori uno, in silenzio. Ehi, prendi quello vicino a te. Vado. Questa. Ma la suerte. Facciamo tutto lo stealth? Mi piace l'idea. Andate a prendere. Non ci vedranno, però se tu fai il tuo lavoro non ci vedono. Ma va, hai fatto il tuo lavoro? È vero. E ci vedranno, ma se non fai il tuo lavoro. Io volevo sparare però, eh. Chi è così timido? Io. E forse... Ah, furtività. Aumentata. Ti potrei andare a uccidere questo, ma uccidiamoli, ragazzi. Cosa stai aspettando? Beh, li ho uccisi tutti. Sto aspettando niente. Sto aspettando te. Non sono tutti morti. Fateli fuori, ripulite tutto. Non potete estrarre il bersaglio sotto il fuoco nemico. Non vorrete che vi spari qualcosa. No, direi di no. Siamo alle strette qui, Buck. Vedi qualcosa dalle telecamere? Niente? La sua stanza dà sulla balconata. C'è una finestra a sinistra. Dammi 2 secondi e vado. Vabbè, la uccidiamo. Ok, B, aggiralo e distrailo. Io penso al resto. Ah, sì? Falli a pezzi! Davvero? Ok. Oh, ragazzi, la sto girando. Figata. Ma lo sai con chi hai a che fare? Guardali! Grande, Jackie. Riapri sta finestra. Non vedo movimenti sui sensori. Che l'avete segnato. Via libera. Non ho ancora segnato. Da dove cazzo è l'obiettivo? Guardatevi in giro, deve essere lì. Allora, ragazzi, beh, poteva andare meglio. Abbiamo preso una nuova pistola che io mi metto subito. Beh, poteva andare meglio, dai, oggettivamente. Che è sto pistolone? Vabbè, ce la potevamo giocare in mille maniere diverse. Io ho puntato al fuoco. Porca puttana. Ce ne stanno due, no? Forse è lei. Li mettevano, vedete, nel ghiaccio. Mi dissocio. L'obiettivo. Mi dissocio. Ci siamo. È viva. Sto per scoprirlo. Vi collegati al suo biomonitor. Devo capire come va. Non mi pare che sta tanto bene. La vedo grigia. È in una vasca di ghiaccio. Con un altro corpo. Cazzo. Come dei pezzi di carne. Calma, V. Se sopravvive non ricorderà nulla. Le resterà una piccola cicatrice nel subconscio e basta. Ho sentito che chi sopravvive a queste cose ha degli attacchi di panico, ma non sa perché. Tipo che bevi un bicchiere d'acqua ghiacciata e all'improvviso ti tremano le mani. Vi collegati al suo biomonitor, devo capire come va. Sì, dai, sbrigate perché questa sta zinnando fuori. Vediamo un po' che succede. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. Platino? Cazzo, è una ricca. Dovrebbero arrivare appena starnutisce. Avranno disturbato il segnale. Biomonitor hackerato, firmware riconfigurato o un neurovirus. Caraco, ti bug. Dovresti vedere sto posto. Ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie. Eh sì, l'hanno rapita e portata qui. Hack da mangiascope, eh? Ho capito. Controlla la neuroporta. C'è uno shard. Tiralo fuori. È quello che silenzia il biomonitor. Ho trovato lo shard, lo tiro fuori. Controlla il biomonitor, è cambiato qualcosa? Salve Sandra, se sei cosciente, assumi la posizione di recupero. Un'unità d'evacuazione d'emergenza è stata inviata alla tua posizione e arriverà tra 180 secondi. Madonna. Secondo il biomonitor, fra 3 minuti arrivano i trauma.
La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pubblicità. Tiriamola fuori dal ghiaccio. Mamma mia, ragazzi. E questo è un altro... Merda! La perdiamo! V, dimmi che succede. Jackie, ipodermica! Cazzo, si mette male! Al volo, V! Io sono super preoccupato non di quello che sta succedendo, ma di quello che vedrete voi. Signore di YouTube, per favore. Fuera, portala fuori. Portala fuera. Atterraggio, allontanarsi. Oh, sono arrivati. Tre minuti avevano detto. Sì, sì. Che succede? È l'ambulanza. Lascia a terra la paziente. 5 passi indietro. Adesso. Ah, madonna. Perché questa era ricchissima, ragazzi, è tipo l'elite. C'ha la carta platino, quindi in 3 minuti 133 al comando. Paziente, sono arrivati questi qui con armati e tutto quanto. Vi fa vedere la differenza da noi che siamo dei topi di fogna e questi che sono ricchissimi. E in teoria i ricchi dovrebbero vivere nello spazio. Che dici, Jackie? Andiamocene. L'ascensore ci porta direttamente al garage. Ottimo lavoro, abbiamo finito. Mi disconnetto. Ci vediamo prossimamente. Ok. Senti, Mano, ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina? Perché? Ho un appuntamento con Misty, ma non posso prendere la metro. Che figura ci faccio? Non posso abbandonare un amico. Ma non farci l'abitudine. Misty mi serve il culo. Dove? Oh. Grazie. Che ne dici se ti porto a casa? È la mia macchina. Tua. Io sono distrutto. Ah, quasi dimenticavo. Facciamo un'olochiamata a Wakako per dirle che abbiamo finito. Chiamiamo Wakako Kada. Quello che ci ha dato la missione, sostanzialmente. V, com'è andata? T'ha posto. La nostra cliente è sana e salva? Relativamente. Relativamente bene. Il trauma team è venuto a prenderla. Si rimetterà. Splendido, la paga vi aspetta. Potete passare a prenderla quando volete, anche subito. Ma immagino che adesso vogliate solo tornare a casa. La polizia ha circondato Watson. Il distretto è chiuso. Se volete entrare, vi conviene fare alla svelta. Grazie dell'avvertimento. Ci vediamo più tardi. Ok, signora Wakada. Gira voce che l'NCPD voglia mettere Watson in isolamento. Reputazione alzata. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbrigarci. Lascia fare a me, Mano. Guido io. Ermano. Mano da ermano, fratello. Ok, guidi te, sicuro? Pazza che macchinaccia, ragazzi. Dobbiamo diventare veramente ricchissimi perché io voglio cambiarla. Abbiamo lì un pupazzetto. Guardate che schifo dove eravamo arrivati. Cioè, proprio il posto più brutto di Night City. Oddio, che succede lì? Bottom ups. Io ovviamente, ragazzi, prendo le distanze da tutto questo, ma YouTube questo non lo capirà. Non mi stancherò mai di Night City. Una città come un'altra, solo più grande. No, Mano, non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui. Little China. Che succede là? Fuori dall'auto! Adesso! Avanti! Non abbiamo tutto il giorno! Cazzo! Guardami! Sta scoppiando un casino! Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Sembra una retata come le altre. Porca miseria! Quelli non sono sbirri normali. Sono Max Tag, i predatori alfa dell'NCPD. La Max Tag arriva quando le cose sono fuori controllo. Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Mio Dio, ragazzi. Fine dello show. Quei poveri bastardi se la sono cercata. Non lo so, ragazzi, stavano rubando una macchina. Allora sogni d'oro. Di a Misty che la saluto. Sarà fatto. Hai il luogo. Misty e Brock. Andiamo a casa, ragazzi, così potremmo anche cambiare... Oh, che succede? Nuovo livello.
Allora, io credo, ragazzi, vi faccio vedere sta cosa, che noi abbiamo diversi, vedete, il livello di reputazione, poi in base a come agiamo ci aumenta anche il livello di, non so come spiegarvelo, vedete, dell'utilizzo delle pistole, se usiamo prevalentemente le pistole, se usiamo i fucili d'assalto, ma adesso... Buonasera Night City, il primo ospite di Bug. Dimenticavo, un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Il lavoro che ti ho affidato di Bug è un passo importante per sviluppare le tue abilità in netrunning. Sì, credo che sia quell'impianto cibernetico agli occhi. Arlo, mi sa tanto di truffa. Ma l'amministratore ti sente. Bello! Wow! Questa è la nostra stanza. Figata. Aha, ecco le mie cose, ragazzi. Potrei prendere una katana, per esempio. O la maglietta di The Witcher. È un po' brutto da vedere, forse, però... Oh, secondo me c'è. Ah, atto 1, quindi abbiamo completato il prologo. Wow, B, hai dormito un po'? Non importa, è ora di alzarsi. Credo di essermi preso qualcosa. Quando mi sono collegato al biomonitor di quella corporativa... Non so, un neurovirus, no. Devo vedere Vic. Lui mi dirà cosa mi sta devastando la testa e lo stomaco. Ok, ti ci porto io. Ho qui la tua auto. Mettiti la prima cosa che ti capita e raggiungimi giù. Ok, ragazzi, ma noi ci fermiamo qua. Continueremo questa sera. Fatemi sapere che ne pensate. È veramente una figata assurda. Non vedo l'ora di continuare. Saluto tutti, amici Osha. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.